Nelle prossime puntate della Promessa, vedremo che Cruz si scaglia contro Curro. Qualcuno è costretto a intervenire in questa difficile situazione. Ecco che cosa accadrà prossimamente in una delle soap più belle di sempre e seguite attualmente di Canale 5. Margarita è certa che Manuel abbia trovato la migliore soluzione per liberarsi di Jimena. La donna ha suggerito al nipote di fare un matrimonio di facciata e il marchese ha subito accolto i suoi consigli. La moglie, però, nonostante si sia trasferita in un'altra stanza, non sembra avere alcuna intenzione di lasciarlo andare. Tutto questo porterà il ragazzo a non poterne più. Per questo, soffrirà tanto per la sua situazione matrimoniale, che apparirà disastrosa e al tempo stesso pesante da tirare avanti. Alla fine, deciderà di arrendersi e di abbandonare definitivamente la tenuta. Prima di partire avvertirà sicuramente Jana e Abel. Del resto, crede che i due siano ancora fidanzati e spingerà persino la sua amata a chiarire la situazione con il dottore. La ragazza proverà a spiegargli che è tutto finito, ma resterà veramente senza parole quando riceverà una strana proposta di matrimonio. Ancora, Manuel lascerà la tenuta senza dire nulla. Scriverà una lettera a Catalina, convinto che in questo modo potesse continuare indisturbato. Le dirà che è fuggito via per evitare di impazzire a causa del suo matrimonio, che ormai lo sta logorando. Intanto Feliciano, spinto a sua volta da Teresa, dirà a Simona tutta la verità sull'incidente di suo padre. La cuoca darà gli stessi consigli della cameriera. La promessa, Cruz contro Curro. Chi arriva per portarlo in salvo? Cruz, intanto, è ormai convinta che Curro abbia scoperto tutta la verità sul suo passato. La marchesa non sa più che fare e non trova altra spiegazione per il fatto che il giovane si sia avvicinato così tanto a Don Alonso. Con quest'ultimo, infatti, desidera passare più tempo possibile. Infatti, stando a quello che vede, sembrerebbe quasi che il giovane abbia capito chi è il vero padre, ossia il marchese. Ecco che a questo punto, la donna crede sia arrivato il momento di mandarlo letteralmente via dalla tenuta. Non vuole assolutamente che Don Alonso si affezioni troppo a lui e scopra che, effettivamente, è suo nipote. La nobildonna, dunque, si rivolgerà direttamente a Lorenzo e gli chiederà di trovare un modo o comunque una scusa qualsiasi per far andare lontano Curro dalla tenuta. Vuole anche assicurarsi che vada via per parecchio tempo. Mauro ha difficoltà a gestire il suo nuovo ruolo da maggiordomo. Pia proverà a dargli una mano, consigliandogli di parlare con Romulo. Intanto, sarà proprio Don Lorenzo che dovrà occuparsi di Curro e del suo allontanamento improvviso.